L'ultima volta ci eravamo lasciati con un bel video dei gatti dopo aver spaccato un salvadanaio maialino, aver fatto di nuovo fuori la nonna, esserci fatti un sandwich con un pesce rubato dall'acquario. Ecco, vi ricordate tutte le cose che abbiamo fatto la volta scorsa? Se ve ne ricordate almeno 5, vi metto like al commento, scrivete qua sotto che cosa abbiamo fatto nello scorso episodio. E se vi siete persi quello ancora prima, ricordatevi che questo è il terzo episodio. Quindi ciao a tutti e bentornati da Karin. Oggi siamo dei gatti e c'è una nonnina che vuole farci fuori con una padella. Sì, ci ha già ammazzato con la padella 40 volte, ma noi non ci arrendiamo e oggi dobbiamo andare... Sì, quelli sono dei coltelli. C'è qualche missione che comprende dei coltelli oggi? Possiamo accoltellare di nuovo le caviglie della nonna? La volta scorsa abbiamo fatto fuori la nonna saltandole in testa, le abbiamo spezzato l'osso del collo. Non so come sia possibile, ma... Mission complete! Finalmente possiamo volare sta radio, spaccarla, distruggerla. Che ste musiche sono orrende. Avevamo la missione della radio. Dopo tante volte che abbiamo alzato quel volume maledetto. E ora umanizziamoci di nuovo. Giochiamo con l'acqua. Quanti video dei gatti avete visto in vita vostra dei gatti che giocano con l'acqua o che bevono i lavandini? Io sono fissata con i video dei gatti, ne ho visti almeno 1000. Voi ditemi nei commenti qual è il video dei gatti più bello che avete mai visto su Instagram, TikTok, YouTube. Fatemi sapere, ma qua dobbiamo cucinare i pomodori, cuocere il pane. Beh, visto che siamo davanti al pane, direi che... L'altra volta abbiamo fatto il toast di pesce con croccantini, però oggi magari possiamo farci un tipo di toast diverso. Gira, guardate che zampe prensili che abbiamo. Non abbiamo il pollice opponibile, però siamo comunque dei gatti tuttofare. Con l'orologio al polso, siamo dei signori gatti. Al massimo, a 270 gradi, questo pane lo voglio nero, nero abbrustolito, bruciato. Ah, senti che profumino. Ah, senti che profumino, il pane abbrustolito. Ah, cioè... Annusate, fate ah nei commenti, ah. Nero, nero, brustolito, ingrigito. Fa venire il tumore allo stomaco questo pane così annerito. Non me la dà? No, non me la dà come buona? Quanto pane devo abbrustolire? Qui siamo solo io e la nonnina, due fette bastavano e avanzavano, eh. Noi ne abbrustoliamo, non abbrustoliamo ancora, non c'è problema. Perché non ci danno la missione? Noi d'altronde bisogna fare tutte le missioni del gioco. Cioè oggi è l'ultimo episodio. A regola riusciremo a fare tutte le missioni che rimangono, perché siamo praticamente alla fine dei conti, alla resa dei conti come si suol dire. Quindi ricordatevi di lasciare mi piace, iscrivervi al canale se vi sono piaciuti i video del gattoccio. E vediamo se sta missione è completata. Non va bene? Non va bene? È troppo abbrustolito, bisogna cuocerlo meno. Non sto capendo, ragazzi. Qual è il problema con questo pane? Qual è il problema con questo pane? Forza. Ora chiamo la nonnina, eh. Ora chiamo la nonnina, me lo faccio insegnare da lei. Nonnina, aiutami tu. Perché la nonna non mi aiuta mai? Cioè, ma che nonna sei? Forse bisogna mettere una temperatura più bassa. Forse era troppo alto. Io non ci capisco nulla. Forse bisogna cuocerlo in padella? Mi sembra strano, eh. Mi sembra strano, perché è il toast. È toast in padella, cosa ci combina? No, no, non ci arrendiamo. È completata! L'abbiamo completata! Ce l'ha data buona! Ora accendo tutti i fornelli. Tutti li accendo. Vai, tutti i fornelli accesi. Accendi tutti i fornelli, era una delle missioni che ci avevano chiesto. Adesso dobbiamo cuocere le patate e tagliare i pomodori. Ma per chi ci hanno preso, ragazzi? Noi siamo dei gatti, noi dovremmo prendere il solicchio sul terrazzo, mangiare i croccantini, bere l'acqua, dormire, ogni tanto rincorrere un insetto, un uccellino, fare gnegnegnegne alle mosche, basta. Cioè il nostro compito nella vita come gatti non dovrebbe essere dei cuochi, dei rinvasatori di piante, cuocere pesci, salvare pesci, che cos'è? Ma per chi ci hanno preso, raga? Ok, vai, patate in patate... Non mi dite che dobbiamo tagliare anche le patate, eh? Io spero me la diano per buona. Guardiamo. Profumino, profumino. Dai, patata maledetta. Sei cotta. Dimmi che sei cotta. E vai. Per un secondo ho avuto paura che avessimo dovuto tagliare anche le patate. Invece no.
tutti accesi, ora prendo fuoco. State a vedere che prendo fuoco, muoio bruciata. Ma vuoi scommetterci? Ma ci vuoi scommetterci? Allora, il pomodoro ce l'abbiamo. Il problema, ma guarda quante verdure. Questo sembra il frigorifero dei gelati. Peccato che invece è il classico frigorifero dei gelati di nonna, che invece nei gelati c'è dentro la verdura, come quando nelle scatole dei biscotti ci sono dentro ago e cuscito. Non so se vi è mai capitato di andare a casa di vostra nonna con le scatole dei biscotti e non c'erano dentro i biscotti, ma forse è una cosa degli anni 90, degli anni 2000 massimo. Voi siete troppo giovani. È il cetriolo! Mi ha spaventato, sembrava un serpente. Lo sapete il meme dei cetrioli? Lo sapete? Che i gatti hanno paura dei cetrioli. Se li mettete dietro un cetriolo e il gatto se ne accorge all'improvviso, fa un salto gigantesco. È un meme. Cercate gatto cetriolo dopo questo video, ricordatevelo. Non ora, dovete prima finire di vedere il video. Ma dopo andate a cercare gatto cetriolo, il meme dei gatti che saltano per paura dei cetrioli. Sì, pensano davvero che siano dei serpenti. Però adesso levati di torno, te non mi servi. Mi serve un coltello. Possibilmente bello affilato. Sì, questo forse è per la carne, ma ce ne freghiamo. L'importante è tagliare il pomodoro. Tagliamo anche le zucchine. Oh, no, non so se è una zucchina o un cetriolo. Un cetriolo o una zucchina? Vabbè, poco cambia, tanto sempre buoni. Ho piantato il coltello nel fornetto. Ma è questo che fa sto casino? Il pane annerito. Che schifo, ma che è sto rumore, oh? Infernale, eh? Abbiamo coltello. Pronti ad. Si può cuocere un coltello? Aiuto! Se fondo un coltello, cosa succede? Ci hanno dato missioni su missioni. Ma stiamo andando avantissimo. Ce ne mancano però ancora due. Oh, c'ho il fiatone, ragazzi, vi giuro, c'ho il fiatone. Essere un gatto è molto più complicato di quanto credessi. Non so se anche per voi è così. Pensavate che essere un gatto fosse così complicato? Ditemelo voi nei commenti, non lo so. Io sinceramente la mia risposta è no, non pensavo. Ditemi se voi lo pensavate. Mi sembrava più facile la vita dei miei gatti. Ora devo cuocere queste polpettes. Devo aiuto, non riesco ad aggrapparmi con le unghie sulle mensole della cucina, sono troppo scivolose. Polpetta. Chiudiamo il forno. È abbastanza centrale. Sì, cuocerà bene, speriamo. È una cosciotta di pollo. Cuoci, cosciotta, cuoci. Sei pronta? Almeno stavolta ne bastava una. Avevo già paura che fossero 5-6 mila da fare. Oh, possiamo anche mangiarcela? Io spero vivamente di sì. Ah, buona, buona. Finalmente un po' di cibo. È 45 minuti che cuciniamo e ancora non avevamo assaggiato nulla. E adesso? Non siamo solo dei grandi cool cat, ma siamo anche degli chef. Grazie, 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 lo sapevo. Ma forse ci sono anche altre task da fare oggi. Oh mio Dio, la vita del gatto non finisce mai. Nonna? È strano, ma vero? Oggi siamo dei gatti chef e la nonna non ci ha minimamente calcolato. Oggi l'amplifon di nonna all'orecchio era spento, cioè come se non esistessimo. Potevamo essere morti, lei non se ne sarebbe accorta. Dobbiamo ancora però fare un sacco di missioni nuove che ci hanno appena assegnato. Quindi andiamo a farle, non perdiamo troppo tempo, sennò qui lo sapete che quando ci piazziamo al televisore passano 5 ore e non abbiamo fatto nulla tutto il pomeriggio. Che cosa dobbiamo prendere? La macchinina? Abbiamo il cubo. Il cubo. Forse dobbiamo fare qualcosa con la macchinina anche. Vediamo, eh. Perché io ho visto una macchinina. Dobbiamo scrivere una parola con i cubi. Comporre qualche parola. Non ho letto bene le missioni. Però noi intanto li prendiamo sti cubi, perché sicuramente ci servono. Ok, eccola. A, T. Dov'è l'altro cubo? Eccolo. No, è la macchinina, lo sapevo. L'avevo vista la macchinina. Missione completata. Found a toy car. Trova il giocattolo macchinina. Perfetto. Non siamo più dei gatti, siamo dei bambini di 8 anni con le macchinine. Fatemi sapere se voi siete amanti delle macchinine. Intanto, guardate un po' che cosa c'è qua sopra. Si era nascosto. Giallo su giallo il maledetto. Si era nascosto.
Cat vuol dire gatto in inglese. Per chi non lo sapesse, scrivetelo nei commenti. Cat uguale gatto. Adesso sapete anche una parola in inglese in più. Dog è cane, cat è gatto. Ma lo sapevate già? Perché catnap è gatto nanna. Lo sapevate? Adesso dobbiamo spiare. Vediamo se riesco a trovare. Serve forse un binocolo? A questo punto, mi chiedo io. Serve forse un binocolo? Non lo so, perché per spiare... Ecco, lì c'è qualcosa. Devo provare a saltare. Oddio. Forse ho fatto... Ho spaccato tutto, ragazzi. Sto per impazzire. Forse dobbiamo fare un salto meno grande. Forse abbiamo fatto un salto troppo grosso. Però possiamo calarci. Eccolo. Missione completata. Abbiamo trovato la chiavetta. Forse dentro questa chiavetta ci sono delle informazioni essenziali per il nostro futuro. E adesso dobbiamo loggarci sul computer di nonna. Avevo visto male, non dobbiamo trovare un cannocchiale. Bisogna fare le spie, ma le spie del web. Bisogna hackerare la nonna. Nonna, sei pronta a essere hackerata? Hackeriamo la nonna. Oggi non la uccidiamo, ma la hackeriamo. Ma se ne accorgerà, secondo voi? Tiriamo fuori la chiavetta. Ta-da, ce l'avevamo in bocca. Password. Che cavolo ne so di qual è la password io adesso. Ah, là dietro c'era l'informazione. È vero, l'avevamo vista nel primo episodio. 0426. Ragazzi, scrivete tutti nei commenti 0426 0426 0426. Veloci, prima che me la scordi. Ho la memoria di un gatto. I gatti si scordano subito tutto. 0426. Accediamo. Accesso garantito. Accesso accettato. Password giusta. Inseriamo la chiavetta. Oh, la nonna non si accorge di nulla. Ciecata, dovrebbe fare cambio degli occhiali. Oh oh. Oh, scherzavo. Scherzavo, si è accorta di tutto. Nonna? Brava non. No, non si è accorta di niente. Ci siamo. È il momento. Apriamo il file. È la stessa password di prima? Secondo voi ce ne serve un'altra? Abbiamo completato tutte le missioni! Oh! Una nuova location e nuove storie ci attendono! Che bravi! Sì, un applauso per noi! Ce la meritiamo, nonna! Alla prossima missione! Noi qui abbiamo fatto tutto! Questa è la mia foto. Sì, è la mia foto segreta. È la mia foto segreta. Non la dovevate vedere, ok? È la mia foto segreta. È privata, sono cose private. Tappatevi gli occhi. Scrivete che non avete visto nulla. Scrivete nei commenti: non ho visto nulla. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale. E speriamo che esca un nuovo gioco del nostro gattino preferito, che in realtà siamo noi. E lo giocheremo di sicuro. Ciao!